ragazze, bentornati sul mio canale. Questo è un video haul. È un video haul per quanto riguarda il marchio NYX Professional Makeup. Allora, partiamo con il dire che non ho comprato sul sito NYX Professional Italia, ma ho sbagliato, ho preso su NYX Professional Francia. Giustamente, mi è arrivato dopo il pacco, mi è arrivato dopo una settimana e qualcosa, e sono troppo grande. E niente, vi faccio vedere quello che ho acquistato. Allora, partiamo subito da, non le ho ancora aperte perché mi sono arrivate oggi. Ho preso due tinte, le soft matte lip cream, ho preso la colorazione Milan e la colorazione Prague, non so come si dice, praticamente Praga sarebbero, perché hanno i nomi di città. Queste sono le due tonalità che ho preso io, sono ancora sigillate, vedete, hanno un powder apertura di 18 mesi, quindi buono, cioè sono abbastanza durevoli, e mi sembra che sono un 4 ml di prodotto. No, sono un 8 ml. 8, sì, scusate, ma guardate, talmente piccolo che non, a parte che non lo mette neanche a fuoco, ma è talmente scritto in piccolo che non si vede una mazza, una cippalippa. Poi andiamo avanti. Ho preso un mascara, questo qua è l'ultimo mascara di NYX, e viene paragonato praticamente, io ho visto delle recensioni su YouTube, paragonato al nuovo di Benefit, adesso non mi ricordo bene il nome, ma quello ha un prezzo esagerato, tipo quasi sui 30 euro, invece questo costa 9,80 euro, 9,90 euro, non ero, 8 euro, adesso non mi ricordo, e quindi ha un powder apertura di 6 mesi, ok, infatti resterà chiuso perché voglio finire prima il Total Temptation, quello di Kiko, ne ho un po' da finire, e questo è quello che ho preso. Comunque io ho visto i paragoni e ho apprezzato molto di più questo prodotto che quello di Benefit, quindi per quanto riguarda il video che ho visto, è di una youtuber che mi fido abbastanza, quindi è Barbara Colotti, la Beauty of Lover, e praticamente lei faceva vedere questo paragone. Sinceramente a me mi piaceva di più come gli stava questo, quindi ho preferito prendere questo da provare. Visto che io non ho un NYX in zona portata, ho preso su internet, quindi sono andata proprio a occhio. Una cosa non avrei comprato, adesso vi faccio vedere. Ho preso, vabbè, il primer per gli occhi, l'HD, primer per gli ombretti, a pennellino, come si dice il correttore, sapete, quello col pennellino, così. Poi ho preso il correttore sempre HD di NYX nella colorazione CV03, anche questo ha un powder apertura di 6 mesi, pochissimo a dire la verità, quindi quando lo apro devo darci dentro e finirlo, ma ne ho tanti aperti, quindi adesso non lo aprirò, e anche questo non lo aprirò adesso perché sudo e ho caldo. Sinceramente, anche se continua a piovere, però io ho caldo, e quindi, a parte che devo sistemare sempre la storia di sti brufoli, questo non lo ricomprerei più. Praticamente 15,90 euro per un fondotinta dalla bellezza di 13 ml di prodotto. Non pensavo che era 20, invece è 13 ml di prodotto con un powder apertura di 24 mesi. È un fondotinta, io l'ho preso nella colorazione porcelain. Questo è un fondotinta, cioè questo è 13 mg e questo è un 30. Questo qua, ecco, sarà la prossima review che vi farò di questo fondotinta. Comunque non c'entra niente, guardate la differenza. Va messo a gocce, c'è scritto che va messo a gocce, e spiega anche, vabbè, che bisogna agitarlo, e qua dice, pensate, dice che con due gocce
abbiamo una leggera coprenza, 3 gocce, abbiamo una media coprenza e per avere una coprenza full bisogna mettere 4 gocce, quindi pensate un po' quante gocce vanno messe, se è vero durerà un'eternità veramente, però questo è tutto poi da vedere quando inizierò ad applicarlo e lo aprirò. Quindi questo è quanto. Ragazze, su questo sono rimasta un po' male, vi dico la verità, perché comunque mi aspettavo qualcosa di un po' più grande. Sinceramente non ho letto la quantità dei prodotti e del prodotto, quindi vabbè, ci sono rimasta un po' così. E questi sono i miei acquisti per quanto riguarda NYX Professional Makeup, che io assolutamente ad oggi non avevo mai acquistato. Ah no, aspettate, dimenticavo una cosa. Questo dimenticavo. Ho preso lo spray fissante, però quell'effetto glow, non effetto matte, effetto appunto glow, e quindi niente. Ho deciso di prendere questo perché matte, come vi dicevo già nei video precedenti, sono stufa di avere prodotti matte, voglio qualcosa di luminoso, voglio qualcosa di luminoso, e quindi ho detto se io li spruzzo sopra questo, magari diventano un po' più, tutti i fondotinta diventano un po' più glow, appunto essendo questo glow. E questi sono i miei acquisti di NYX Professional Makeup. Allora ragazze, cosa dire, non... Questi sono i miei acquisti, non li proverò tranne questo e i rossetti. Il resto, vabbè, sì, il primer occhi sì, e il resto e i rossetti. Il resto non li proverò perché appunto voglio finire un po' di prodotti e comunque adesso, per adesso voglio aspettare ancora un attimo a vedere se questi brufolini qui riesco a farli andare via con l'antibiotico. Quindi niente ragazze, spero che questo video vi possa essere stato utile. Se vi è piaciuto mettete un pollice in su, mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale, attivate la campanellina delle notifiche così sarete i primi a vedere i miei prossimi video, e fatemi sapere giù sotto nei commenti se voi usate NYX Professional Makeup e come vi trovate, così almeno mi so regolare se avete magari preso questo fondotinta o robe del genere. Per il momento vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!